Una roba chimica, fa male al mondo sta roba. Caffettino? Dai, de caffettino. Già pulito. Miracle, this is a miracle. Ma l'hai vista sta cosa qua? Questo è il lievito madre, o meglio, è il pane fatto con lievito madre che è nato subito prima del lockdown. È potente, powerful, guarda. Lo vedi? Questo è stato rinfrescato ieri, rinfrescato, ovvero gli si è dato la pappa. Lo vedi com'è cresciuto? Cioè, sta cosa sfonda il barattolo in giornata. Guardala già sfondato. È spaccato. Ho finito di guardare Squid Game. Tutto ciò non è uno spoiler, perché quello che vi dico lo potete capire anche soltanto guardando la prima puntata, guardando un video che parla di Squid Game qualsiasi, oppure leggendo un articolo su Squid Game. E forse il fatto che nessuno, pochissimi lo facciano, è il motivo per cui Squid Game sarà il nostro futuro. Comunque, vi dico parecchie cose, nel tempo di un caffè, una roba così. Ma cosa vuol dire questo? Che Squid Game è una banalità? È così banale? Così tanto banale? Ma probabilmente da un punto di vista di trama sì, lo è. Sono dei geni del male, sti coreani sono dei geni. Cioè, io tutte le volte che invece devo preparare un video, una lezione, ma è troppo difficile, è troppo complesso? Oppure è facile da capire? Ecco, Squid Game io lo trovo geniale da quel punto di vista. È una banalità da capire, apparentemente. Sembra assolutamente trasparente, e lo è. È tutto chiaro. Chiaro. Ma, dice il saggio, gli eschimesi vedono migliaia di tonalità di chiaro più di noi. Quindi proviamo a fare gli eschimesi. Questo è il primo di Pirandello che ho trovato. Maschere nude, capolavoro vero. C'è anche una serigrafia di lui. Tra l'altro l'introduzione è un capolavoro. Non c'è uno, nessuno e 100.000 in Maschere nude, ma ribaltiamo la visione di uno, nessuno e 100.000. E se non è soltanto l'io ad essere uno per se stesso, nessuno per tantissime persone e 100.000 per gli occhi che ci guardano, perché uno, nessuno e 100.000 possono essere anche tutte le cose che ci stanno intorno. Ora, questa è una manfrina un po' radical chic, shish, eccetera, ma è per dire che in Squid Game non c'è soltanto quello che voi cazzo vedete, cioè c'è anche quello che io vedo, quello che il vostro amico vede, c'è quello che un bambino vede, o una sedicenne, oppure il nonno. Tanto lo sappiamo che quel parental control che c'è su Netflix non sapete neanche come attivarlo. Tra l'altro, in una società che lascia il bambino al ristorante, lì, con lo schermo davanti, mentre i genitori parlano, non sto dando colpe a nessuno, ci mancherebbe, ognuno decide per sé, non è un mio problema. E sono sicuro che te non lo fai, però hai visto farlo. Qualche giorno fa faccio una girata in centro, in mattinata, e becco una ricreazione di una scuola. I bambini giocano e quando uno perde, gli altri gli sparano e lui fa finta di morire. E tu mi dici, boi, dai, ma tanto è una moda, passerà. Buono, ci riprovo. Altra scuola, quando uno perde prende uno schiaffo. Vedi che già la pensi diversamente? Perché probabilmente il primo schiaffo dai tuoi genitori te lo ricordi, o da chi te l'ha dato. Ma io penso che questo sia ancora peggio, perché è dato da un tuo pari, e questo ti dà diritto, essendo lui un tuo pari, a darglielo quando te ti trovi nella sua posizione. Ovvero quando lui sgarra alla regola e te invece sei nel giusto. Che nella mente del bambino, non lo so, ma penso si tratti di una libertà strana. Cioè che te adulto vedi questa libertà come che scardina un tabù che sostanzialmente non pensavi fosse così fragile. Però è una libertà malata. Quando facevo l'università, le uniche parole, ma davvero le uniche, del corso di diritto che mi sono rimaste in testa sono le seguenti. La mia regalità, ovvero la mia libertà d'azione, la mia libertà finisce quando inizia la tua. Io non posso entrare nella tua libertà secondo la Costituzione, anche secondo i diritti fondamentali dell'uomo. Se invece vai te, adulto o ragazzo senziente, ragazza, ragazzi, ti trovi davanti a uno schermo, una storia che te capisci che esalti in maniera distopica alcuni valori, i valori dell'amicizia e del rispetto, la lotta tra cervello e muscoli e molte altre cose belle, ma che te capisci. Ecco, questi sono i diversi livelli di bianco che vede l'eschimese. Sono 100.000 che guardano la stessa cosa, la stessa persona,
Squid Game e la vedono diversa. Io penso che dobbiamo aver rispetto per l'intelligenza sempre attiva, sempre in crescita dei nostri ragazzi, ragazzi. E l'unico modo per renderli capaci di capire è accompagnarli in un percorso di crescita. E questo non può essere demandato soltanto alla scuola. Mi ricordo quando mio nonno mi insegnava a tenere gli sci dritti, è proprio una cosa che era il suo insegnamento, era il suo il modo di insegnare, che poi ti accompagnava, ti sentivi accompagnato anche fisicamente. Nani sulle spalle dei giganti è una metafora nota che significa che la cultura odierna si basa e dipende da quella passata, quindi sale sulle spalle di quella passata e vede sì più indietro, ragiona su ciò che c'è stato dietro e però riesce anche a vedere più avanti, nel futuro. In un mondo che cambia così rapidamente, sono le nostre le spalle su cui si devono far forti i bambini. E dicevo, non solo quelle degli insegnanti, che tra l'altro devono anche insegnare una materia. Ci devono essere le spalle del nonno, della zia, del fratello, dell'amico. Forse questo vale un po' più che soltanto per Squid Game. Decisamente. Alla prossima.